Allora ragazzi, e allora Alessandro, la colpa è tua di tutto ciò? Scherzo. Siamo arrivati alla parte 2 del tutorial sul preludio della prima suite per violoncello, il Sol maggiore di Bach. Ma come vi ho detto, poi studieremo anche gli altri movimenti perché mi piacciono di più. Bando alle ciance in questo video, sarò breve perché purtroppo devo scappare. Andiamo subito a vedere le note. Allora, faccio solo una piccola premessa. Io vi mostrerò delle diteggiature e su una certa ottava, ma come avevo detto l'altra volta, la stessa cosa si può suonare in vari modi a seconda di dove vi piace di più, dove vi trovate meglio e che tipo di suono volete ottenere. Quindi io vi do dei suggerimenti, prendeteli con le molle e poi abituatevi a crearvi le vostre, proprio i vostri spartiti, le vostre diteggiature, i vostri appunti, le tab se le usate, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a vedere le note. Un'altra cosa che volevo dirvi è, e qui mi riallaccio anche Antonio se mi guardi, un po' al discorso che facevamo insieme su quella specie di ansia che hai, che abbiamo molti quando suoniamo leggendo piuttosto che non, oppure quando suoniamo con il click piuttosto che non. Io da questo ho cercato proprio di, così mi riallaccio al discorso, di prendere spunto da musicisti classici. Io ovviamente ho la moglie, quindi moglie che suona la viola. Quindi ce l'ho direttamente in casa, un esempio di come studiano, di come si approcciano allo studio di un brano, di un esercizio, di quello che è. E vi assicuro che anche solo su un passaggio, quindi può essere una battuta, una frase, quello che vi pare, ci passano mesi. Questo consente loro di avere poi una padronanza talmente tanto perfetta e elaborata e diciamo perfezionata, che su quel passaggio lì e su dei passaggi simili non avranno mai più problemi. E oltretutto la memoria, non so se vedete mai concerti di musica classica, cioè dei solisti che non hanno nemmeno spartiti davanti da quanto hanno studiato e suonato i brani, le suite, le sonate, quello che sono. Quindi date il giusto tempo a ogni singola nota, a ogni singola frase, perché dovete trovare la diteggiatura, dovete trovare il sound, dovete dargli un senso con la dinamica, con il crescendo, col rallentando. Sono pezzi questi che richiedono anni. Ricordatevi che cambio un attimo argomento, ma Giacomo ci ha messo 9 anni per studiare Donna Lee di Charlie Parker sul basso. Quindi, se ci ha messo 9 anni lui a studiare un pezzo, figuriamoci noi, noi comuni mortali, parlo per me stesso, poi non so, è il vostro livello e non mi permetto di giudicare. Quindi, bando alle ciance, detto anche questo, prendete il vostro tempo su ogni passaggio, in questo caso della suite, ma prendetelo anche come consiglio per qualsiasi cosa studiate. E tornando al discorso di Antonio, probabilmente dopo aver ora qui vado un attimo out dopo aver studiato tantissimo una serie di battute 4, 8 averle fatte, rifatte, rifatte, probabilmente quando proverai, proverete a riregistrare la stessa cosa dopo, sentirete una scioltezza e non più quell'ansia musicale che magari avete riscontrato prima. Questo proprio perché diventano automatismi sia a livello tecnico che anche mentale, quindi non penserete più troppo alle note, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo, passo alle prime battute della suite, se no mi dilungo e devo scappare.
Allora, la suite inizia su Sol maggiore, come dice la tonalità, e Bach fa questo. Ora la prendo nell'ottava bassa. La sua volta l'ho suonata qui, mi sembra. Ecco, prendiamo la prima battuta. Cosa ha fatto il signor Joan Sebastian? Sol, Re, che io prendo a vuoto, sfrutto sempre le corde a vuoto in questo brano. Sol, Re, Si. Cantatela anche, non come me. Sol, Re, Si, La, Si, Re, Si, Re. E fa due volte questa cosa. Quindi la prima battuta è divisa in due quarti che si ripetono, cioè due volte questa frase. Questo è un po', diciamo, lo schema di molte battute. Quindi, terzo tasto, io, la mia diteggiatura, se la suono sull'ottava bassa. Terzo tasto, corda a vuoto. Quarto tasto, secondo. Quarto, corda a vuoto. Quarto, corda a vuoto. Quindi, Sol, Re, Si, La, Si, Re, Si. Cambia battuta e cambia accordo. Si va in Do, anche se il basso rimane Sol. Le note diventano Sol, Mi, Do, Si, Do, Mi, Do, Mi. Due volte, anche qui, stessa cosa. Siamo in Do maggiore, quarto grado di Sol. In alto vedrete. Terza battuta c'è un Re settima. Quindi ancora basso Sol, pedalone, si diceva l'altra volta. Sol fa diesis, quindi c'è subito un intervallo di settima maggiore. Sol fa diesis, Do, Si. Do fa diesis. Do fa diesis. Quindi due volte anche qui. Quindi terzo tasto, quarto, quinto, quarto, quinto, quarto, quinto, Sol fa diesis, Do, Si, Do, Fa diesis per due volte. E ricade, quindi è un quinto primo, cadenza, in questo caso Re settima, Sol maggiore. Quindi queste prime quattro battute sono Sol maggiore, Do, quarto grado, quinto di dominante con la settima minore, quindi Sol. Ultimo, quindi la quarta battuta è Sol, quindi ottava. Vedete voi se prende lo quinto tasto del Re o a vuoto. Sol, Si, La, Si, Sol. Sol, Sol, Si, La, Si, Sol, Si, Fa diesis, quindi cambia l'ultima nota. E questa è una funzione precisa che ora però non ho tempo per parlarne, che manda in Mi minore. Quindi l'ultima battuta verrebbe nell'ottava alta così. Sempre sul pedale di Sol, ma va in La minore. Fermiamoci a queste quattro battute per oggi, però studiatele come vi ho detto, anche proprio visto che si ripetono sempre i due quarti di ogni battuta, due quarti alla volta. Quindi questo.
Sperimentate diverse diteggiature. Diverse ottave. Forse questa scombra. E iniziate a inserire la dinamica. Quindi ascoltate sempre le versioni di riferimento dei grandi violoncellisti, trovate tutto su YouTube, che ne avevamo già parlato. Sto esagerando, però così ha un senso, diciamo, il mio discorso musicale va anche in base a, ovviamente, le tensioni che ci sono, quindi il re settima mi viene di suonarlo un po' più forte, far sentire questa tensione che poi risolve qui. Essere diciamo, un'altalena di crescendi, diminuendi, rallentati, eccetera, eccetera. Però, come dicevo anche l'altra volta, interpretatelo, provate diverse opzioni e studiate con criterio, che è un ottimo studio. Ripeto, le suite in particolare perché sono scritte per un unico strumento, quindi sono anche un po' più semplici da trascrivere, da trasporre per basso. Non esiste solo il preludio, lo ripeto, anzi, forse la suite numero uno non è nemmeno la più bella di tutte, ma ne parleremo poi la prossima volta. Anzi, la prossima volta andremo avanti con lo studio del preludio per l'appunto. Ragazzi, per oggi mi fermo qui, purtroppo devo scappare. Alessandro, se hai dubbi, domande, come tutti voi, scrivetemi, mandatemi materiale per chiedermi un'opinione. Ripeto, non è mai una correzione in stile professore, perché io ho da imparare da voi quanto voi da me e da chiunque altro. Quindi sono solo scambi di opinioni, perché la musica è questo: condivisione, scambio di idee. Correggersi a vicenda, darsi dei consigli a vicenda, e siamo qui per questo. Vi saluto, oggi purtroppo sono di corsa e ci vediamo al prossimo video.